Ciao a tutti, benvenuti, bentornati nel canale. Io sono Silvia e oggi sono qui con voi per parlare del mio Salone del Libro 2024. In questo video parliamo sia di come si è evoluta la mia giornata, quindi emozioni, sentimenti, ma anche facciamo il book haul del salto. Allora, io sono stata al salone, come avete già visto dal vlog, sabato e ero già preparata mentalmente affinché fosse una giornata veramente super frenetica e super super piena, carica, densa di emozioni. Però devo essere sincera che è andato tutto benissimo. Ero già prevenuta nel fatto che ci sarebbe stata tantissima gente, il mondo intero, anche perché mi avevano detto comunque che il sabato è la giornata con maggiore affluenza, ma io tutti gli anni vado di sabato perché è il giorno in cui si concentrano per la maggior parte i firmacopie a cui sono interessata, incontri a cui mi piacerebbe andare, quindi ogni anno è sempre di sabato. Detto questo, sono partita prestissimo da Porta Nuova e sono arrivata al Lingotto all'incirca verso meno un quarto alle 9, quindi è stato un orario prestissimo perché non sono mai arrivata così presto e quando sono arrivata lì devo dire che non c'era tantissima gente, quindi io mi sono messa in fila ma ero già nei tornelli e molto molto vicino all'ingresso, quindi mi è andata veramente benissimo, anche perché era una giornata splendida, un caldo infernale, quindi avevo paura di dover fare troppa fila sotto il sole ed ero con mia mamma e non era il caso, e quindi appunto siamo partiti molto molto in anticipo. Hanno aperto alle 10 come di regolamento, come di norma, e io alle 10 e un quarto ero già dentro, quindi la fila era molto 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 scorrevole. Come siamo entrati? Io ero già preparatissima, mi ero fatta una lista con i padiglioni, con gli stand, con gli autori che volevo incontrare, dove volevo andare ad acquistare i libri. Come libri non sapevo bene che cosa acquistare, nel senso che c'era veramente tantissimo nella lista, quindi non me ne ero prefissata neanche un budget, però appunto avevo deciso quali stand dare la priorità, a quali autori andare a fare il firmacopie, e quindi mi ero fatta tutta una scaletta, ero veramente pronta e sono stata fortunata o sono stata brava, non lo so, sono riuscita ad andare ovunque io avessi deciso di andare, quindi ho rispettato tutto. Quindi un consiglio è quello anche di prepararsi un attimo in anticipo, soprattutto se si vuole incontrare un determinato scrittore, prendersi nota degli orari che è allo stand e anche magari dov'è lo stand, in modo da arrivare preparati, perché il sabato è veramente ingestibile come situazione. C'è gente ovunque, spintoni di qua, spintoni di là, nei corridoi non si passa, quindi quel lato lì appunto se si è preparati è meglio. Il primo stand che voluto andare è Lunari, perché volevo acquistare delle box, ne ho acquistate due che però vi faccio vedere nella seconda parte, e mi sono fiondata subito lì anche perché era vicinissimo all'entrata A, che è quella principale dove sono entrata io, e quindi ho detto alle 10 e un quarto ero già lì, e appunto uno stand bellissimo con un sacco di gadget dedicati appunto ai libri, però io volevo farmi un'idea sulle box e ne ho acquistate appunto due, che vedrete. Poi di fianco c'era lo stand della Hope Edizioni, e diciamo che è una casa editrice da cui io ho trovato storie e libri molto molto interessanti, soprattutto io ho letto quelli del filone Mafia Romance, e lì c'erano delle ottime ottime promozioni perché c'erano un sacco di libri a 2 euro, un sacco di libri a 5 euro, quindi era da approfittare sicuramente. Ma ho voluto lasciare totalmente perdere, ma non perché non siano belli, ma non ero in quel momento interessata ad acquistare altri libri di quel filone perché ne ho già altri da leggere. Però lì c'era una scrittrice, un'autrice che mi incuriosiva e che appunto faceva il firmacopie, Laura Gaeta, e acquistando il suo libro veniva appunto donata la tote bag con il titolo del suo libro, quindi Le sorelle, tre sorelle tanti guai,
molto 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 carina. E poi diciamocelo, le tote bag sono utilissime, io le uso nella vita quotidiana ma soprattutto al salone, mi hanno salvato perché appunto sono portabilissime. E il libro in questione, ovviamente ve lo faccio subito vedere, è questo qui. Le Mooners, tre sorelle tanti guai, copertina super super carina. Alla Oppo edizioni quel giorno c'erano due firmacopie, ma appunto la mattina c'era lei e mi ha lasciato appunto, aiuto, si è tutto appiccicato, perché dopo vi faccio vedere anche che cosa mi ha lasciato. Ce la possiamo fare, ecco qua. Questa qui è il libro dedicato, l'ho pagato 14,90 e poi mi ha gentilmente inserito all'interno del libro il segnalibro, questo volantino qui, che poi mi ha detto che lo capirò una volta che ho letto il libro, e poi mi ha donato le foto delle protagoniste, quindi Collins e Nathan, Armstrong e Tom e Aldrin e Kitty. Molto 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 carina anche questa idea qui, sono delle foto molto molto belle che ovviamente resteranno poi all'interno del libro. In realtà non so molto del libro perché, come vi dicevo, prima di partire per il salto mi ero informata, ero andata a vedere su Instagram chi c'era, chi non c'era, e ovviamente avevo visto lei e mi aveva incuriosito, ma poi non sono andata, sono sincera, a leggermi appunto la trama, quindi l'ho preso un po' a scatola chiusa. Essere adulta è davvero complicato, soprattutto quando la vita ti mette a dura prova, e le sorelle Mooners lo sanno bene. Quindi probabilmente sarà una lettura che, se vi fa piacere, lo potremo fare anche insieme, oppure seguitemi su Instagram, la libreria di Silvia, dove vi lascio tutto quanto aggiornato. Dopodiché mi sono letteralmente fiondata allo stand della Always Publishing perché c'erano due firmacopie a cui ero molto molto interessata. Sono arrivata lì e c'era la Chiozza e c'era la Landucci. La Chiozza aveva già parecchia fila e quindi mia mamma gentilmente si è messa in coda mentre io appunto acquistavo il libro. Ho acquistato poi varie cose e allo stand della Always ci sono andata poi ben due volte, quindi nella prossima parte vedrete anche gli altri acquisti. Che cosa ho acquistato? Allora, ovviamente, siccome c'era Paola Chiozza, ho acquistato il suo ultimo romanzo, quindi Faster, Il brivido dell'amore. Meraviglioso, bellissimo. In realtà la Always me l'aveva già omaggiato in ebook, ma lo volevo la sua copia perché l'ho letto, mi è piaciuto molto. Io non sono una grande appassionata di Formula 1 perché non la seguo, però devo dire che leggendo il libro è riuscita a trasmettermi la sua passione, perché lei è una grande fan, è riuscita a trasmetterla anche a me, quindi questo è sicuramente un valore aggiunto. È uno sportful romance e io, voi sapete che non vado particolarmente d'accordo con questo genere di libro, ma è un libro, uno sport in cui io non ho mai letto nulla, e talmente tanta la bravura e talmente tanta la passione di Paola per questo sport che è riuscita a trasmettermela, a farmela piacere, e poi la storia è wow. L'ho pagato 15,90 euro e appunto, come vi dicevo, al suo interno c'è la dedica, perché appunto ero andata principalmente per la dedica, e poi all'interno c'è anche il segnalibro. Però io quel giorno ero andata anche con un altro libro suo, perché ho conosciuto Paola Chiozza con questo libro qui, Nessuno mi può giudicare, ed è un libro che a me è piaciuto tantissimo e ci tenevo tanto ad averlo dedicato, però non sapevo se c'era la possibilità. Perché non sapevo se loro avrebbero potuto autografare solo libri appunto della Always, in questo caso lei ne ha scritto solo uno con loro, e invece mi ha detto che lei poteva autografare tutto, quindi sono stata super 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 felice di appunto farmelo dedicare. E questo libro è quello che per il momento è il mio preferito e non vedo l'ora di leggere anche Faster. Quindi queste sono le mie due chicche della Chiozza.
Però non è finita qui, perché, come vi dicevo, ho acquistato altre cosine. Girando nello stand Always mi veniva da comprare tutto, anche i libri che loro mi hanno mandato in ebook, molti di quelli li avrei voluti comprare. Quando però poi mi è caduto l'occhio su questo e sulla scritta autografato, l'ho assolutamente preso, ovvero come in un film di Anna Nicoletto, perché lei era presente il giorno prima, quindi venerdì, sì. Questo libro mi è piaciuto tantissimo, l'ho letto l'anno scorso, sempre collaborazione con loro, ma è stato wow, mi è piaciuto un sacco e quindi non è dedicato, però è autografato e ha sicuramente un valore in più. È un libro che ho pagato 15,90 perché alcuni erano in sconto tra i 11-10 euro e alcuni no, però non importa, perché comunque lo avrei acquistato lo stesso. Mi è piaciuto tantissimo, si parla di un cinema, di questa ragazza che torna per aiutare la nonna a risollevare le sorti di questo cinema o a venderlo, e poi incontra appunto questo giovanotto che le farà cambiare un po' idea. Bellissimo, e quindi quando ho visto che era autografato, era l'ultima copia autografata, non ho potuto resistere. Come vi dicevo, c'era anche un'altra scrittrice che appunto faceva il firmacopie e quindi ho voluto acquistare anche il suo libro, perché in realtà mi aveva incuriosito già quando era uscito, ma non avevo avuto occasione di prenderlo. Lili, hashtag tutta sbagliata, di Lea Landucci. È stata super 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 carina, mi ha lasciato il segnalibro, mi ha lasciato una cartolina con una fan art molto 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 bella, eccola qui, e poi appunto mi ha fatto la dedica e mi ha attaccato anche il cerotto sul cuoricino, quindi sono state veramente sia la Chiozza che la Landucci due tesori, carinissime, disponibilissime. È bello andare a questi eventi, soprattutto perché si ha la possibilità di incontrare sì gli scrittori che si amano, di cui si hanno letto i libri, ma anche la possibilità di ringraziarli, di fargli due parole, di scambiare due opinioni, e quindi è sempre un arricchimento in assoluto. E poi appunto lei omaggiava i lettori con la spilletta, con il cagnolino e poi questa clip che io ho scelto a forma di stellina, e ho scelto fucsia. Ti faceva scegliere o lilla o rosa o fucsia, io alla fine ho scelto fucsia. Però poi appunto non contenta io, e siccome appunto non sapevo più dove mettere i libri, anche se ero appena all'inizio e ero armatissima di zaini e tutto, ma quando l'ho vista non l'ho potuto resistere, ho comprato la tote bag appunto della Always, e la cosa che in particolare mi ha fatto voler subito acquistarla è che non è il solito adesivo stampato, ma questo è proprio decorata su tessuto, e c'è questa mensolina con questo gattino carinissimo, e sulla mensolina ci sono tutti i libri, ma ci sono non libri a caso, libri che la Always ha pubblicato, quindi credo che questa vinca il premio come miglior tote bag di sempre, perché appunto c'è Vicious, c'è Non proprio un colpo di fulmine, c'è Dammi mille baci, c'è Idol, c'è Faster che è l'ultimo della Chiozza, quindi tutti, non dico i loro best seller, però la maggior parte di libri che hanno avuto un sacco di successo, e quindi secondo me questa è la tote bag migliore in assoluto. Andiamo avanti con un'altra casa editrice, perché oltre appunto a seguire questa mia scaletta di scrittori, sono riuscita a fatica anche a cercare alcune case editrici che ero molto curiosa, come per esempio la Lumien. Voi la conoscerete di sicuro, io in realtà l'ho scoperta quel giorno, ma l'ho scoperta perché in realtà stavo cercando proprio Chiara Saccuta, perché avevo visto un video di Gabriella, Fangirl in Love with Books, che lei è molto fan, molto una grande lettrice riguardo il fantasy, e consigliava tantissimo questo libro, quindi mi ha incuriosito, e quando appunto avevo visto che ci sarebbe stata lei alla Lumien, l'avevo un po' stalkerizzata su Instagram, appunto sono andata a cercarla e l'ho trovata veramente a caso, perché all'interno del salone a me il telefono non prendeva e internet non riuscivo ad usarlo, quindi facevo fatica
a ricordarmi appunto tutti quanti i padiglioni, soprattutto di quelli un po' più piccolini che non avevo preso nota, e quindi ho voluto acquistare per Aspera ad Astra. Gabriella ne parlava talmente tanto bene che mi ha incuriosito un sacco, e quando sono arrivata lì Chiara è stata carinissima e gentilissima, perché appunto super disponibile nel raccontarmi la storia, la trama e tutto, e poi appunto me l'ha dedicato. Ecco qui, e ho trovato molto molto carina, mi ha regalato anche questa cartolina, l'ha messa appunto all'interno, e l'ho trovato comunque insieme al segnalibro, strutturato anche molto bene come libro. Io so, da come ho ben capito, che la Lumien si occupa per la maggior parte di libri fantasy, e quindi ne cura anche molto 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 l'aspetto, perché vedo che all'interno comunque ci sono anche un sacco di illustrazioni, un sacco, all'inizio ci sono delle illustrazioni, e mi piace molto anche perché i capitoli hanno comunque questo disegno qui. A me piace sempre un sacco quando vengono curati. E leggo uno, quindi è il primo probabilmente di una serie. Dopodiché, girando un po' qua e un po' là, sono andata alla ricerca della Triskelle Editore, perché sapevo che allo stand avrei trovato la mia amatissima Silvia del canale SissiTube. Silvia è diventata un'amica, noi ci sentiamo ogni tanto, ci raccontiamo, e trovarci di persona è stata una fortissima emozione. Volevo fargli una sorpresa, però poi non ho resistito e gli ho scritto appunto che ci sarei stata sabato, e lei sarebbe stata anche lei sabato mattina, e quindi quando l'ho vista per me è stata veramente veramente una fortissima emozione. Sono super super contenta di averla incontrata, ma di averla conosciuta nella mia vita in generale, perché è una stupenda e bellissima persona. E poi è stata gentilissima che mi ha regalato, mi ha omaggiato il primo capitolo del suo libro che uscirà a novembre, quindi preparatevi. È stata veramente super super carina, perché poi me lo ha anche dedicato, e qui c'è un piccolo spoiler della copertina che sarà. Da Triskelle poi non ho comprato nulla, ma perché mi sono concentrata tantissimo a salutarla, a raccontarci, a parlarci, che non sono riuscita a dare veramente un'occhiata, perché poi mi sono dovuta spostare in un altro padiglione perché avevo un incontro. Poi, girando sempre qua e là, sono finita all'Oval, e lì per me è stata un'odissea incredibile, perché venivo praticamente trasportata dalla massa delle persone, e quindi ho perso veramente tanto tempo, e anche ho perso ho perso tanti stand, perché alla Newton per esempio io non ci sono neanche riuscita ad arrivare alla parte Newton, e avrei tanto voluto acquistare il libro di Felicia con la tote bag, ma per me è stato impossibile. Ho incontrato però Francesca Tamburini, che appunto dedicava il suo libro. Io sono sincera, non conosco nulla, non so nulla, è Il Custode, come può essere sbagliato ciò che ti fa sentire libero, della Sperlin. Lei è stata così gentile, così carina, che appunto mi ha raccontato un po', e quindi non è che mi sono sentita in dovere, però mi ha incuriosito, e quindi me lo sono fatta subitissimo dedicare e autografare, e l'ho pagato 18,90 euro, e super super carina. Però appunto non chiedetemi nulla, perché è stato quell'acquisto impulsivo del momento, perché era lì quasi vicino alla cassa, e non c'era nessuno in coda in quel momento per il firmacopie, e quindi mi sono avvicinata perché volevo un attimo capire, e appunto da come poi mi ha parlato, da come mi ha sorriso, ho voluto acquistarlo. Quindi sono quegli acquisti un po' impulsivi, un po' di cuore, però appunto fatemi sapere se voi lo avete letto, lo avete, che cosa ve ne è sembrato. Un universo in cui la magia è riservata alle ragazze, un giovane uomo i cui poteri sono un dono e una maledizione, un diario misterioso che può cambiare tutto. Non so neanche se rientra fondamentalmente nei miei generi, però non importa. Poi sono andata al Castoro Off.
Il Castoro Off è una casa editrice per me nuova, non ho mai acquistato nulla se non questo libro che adesso appunto vi faccio vedere, che però ho portato da casa perché al salone appunto sono arrivata con tre libri, quello della Chiozza, quello di Felicia perché volevo tentare l'impresa di incontrarla nuovamente ma ho mollato sul nascere perché avevo capito un po' l'andazzo e quindi ho rinunciato, e poi ho portato questo libro qui che vedo stare spopolando, Campus Drivers Supermad numero 1, quel primo volume di C.S. Quill. Io l'avevo acquistato in un recente book haul che avete visto in libreria perché appunto mi incuriosiva, mi interessava, mi piaceva un po' anche il formato, però appunto non sapevo tantissimo. Poi sono andata, mi sono guardata un po' di TikTok, un po' di cose, e quando poi così casualmente ho visto che lei sarebbe stata presente sabato appunto al salone, me la sono subito messa in nota e sono stata fortunatissima perché quando sono arrivata avevo soltanto un paio di ragazze prima di me e quindi sono riuscita anche a farci due chiacchiere e abbiamo iniziato a parlare in inglese, poi appunto quando ho scoperto che parlavo un po' francese abbiamo finito a parlare in francese, e è stata super carina, super gentile, super disponibile, come tutte le ragazze al firmacopie, tutte le scrittrici sono sempre state super disponibili e gentili, e credo che per loro comunque non sia facile comunque partecipare a questi eventi con ritmi molto serrati, e quindi sono stata super felice e super contenta, e sarà sicuramente una prossima lettura. Dopodiché, girando sempre nell'Oval, l'Oval più che altro contiene le grandi case editrici, e quindi girando qua, girando là, in una cassa diversa rispetto all'altro, ho acquistato altri due volumi, uno di Giunti e uno di Sperling. Per quanto riguarda Sperling, ho acquistato lui, è l'ultimo lavoro di Ellie Hazelwood, Loathe to Love You, Detesto Amarti Così, che praticamente racchiude le tre novelle che momentaneamente esistevano soltanto in ebook. Quindi le tre novelle sono Under One Roof, un tetto per due, Stuck With You, un ascensore per due, e Below Zero, amore sotto zero. Io ho letto le prime due, mi manca la terza, ma a questo punto non mi scarico l'ebook e me la leggerò direttamente da qui. E questo l'ho pagato 13 euro e c'è scritto anche più un capitolo bonus, quindi super curiosa di questo. E poi ho voluto acquistare questo libro qui, My Crush, di Floriana D'Amico, perché questo rientrava nei libri da leggere ad maggio per quanto riguarda Leggere in Rosa, che è quel book club che sto seguendo, dove ogni mese c'è un trope diverso e quindi vengono poi consigliati dei libri, e questo appunto faceva parte del mese di maggio, non di aprile, di maggio. Sono un po' aiuto, sto facendo un po' di confusione. Comunque, questo ho pagato 15,90 e mi pare che il gruppo di maggio era Grumpy vs Sunshine. Quindi qua c'è scritto qui Enemy to Lovers, Hate to Love, Racing Romance, Grumpy for Sunshine. E questo dovrebbe essere sempre uno sport food romance ambientato nell'ambito delle corse. Quindi sono molto curiosa, lo volevo acquistare su Amazon, però poi quando l'ho visto lì ho detto vabbè, tanto su Amazon non lo pago tanto diverso che là, perché non c'erano sconti particolari, e quindi questi due sono stati questi altri acquisti fatti all'Oval. E così diciamo di concludere la prima parte, perché sono già fin troppi minuti che sto qui a parlare, magari vi ho stufato. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, un pollice in su, scrivetemi qua sotto se siete stati anche voi al salone e che cosa avete acquistato, e non perdetevi la seconda parte che arriva subitissimo dopo questo video. Un bacio grande, ciao!